mais scagliolo è una varietà da conservazione che la comunità montana Valle San Martino ha praticamente registrato insieme a un gruppo di agricoltori della comunità montana che ne ha fatto riscoprire la presenza e l'utilizzo. Nel 2017, dopo un percorso di alcuni anni, è stato quindi raggiunto l'obiettivo di iscrizione alla banca, diciamo, della conservazione delle sementi antiche del Ministero. È un mais da polenta, quindi adatto per l'uso alimentare, una risorsa che nel comune di Carenno è stata, diciamo, recuperata, individuata dal centro di cerealicoltura di Bergamo, specializzato in questo tipo di ricerche già negli anni 80. Era nella loro banca del germoplasma ed è stato riportato sul territorio. Quindi questo progetto ha proprio dato di nuovo il via a una filiera di coltivazione in situ, come si suol dire. Questa pianta, rispetto agli ibridi di mais moderni, ha delle caratteristiche meno produttive, meno vigorose in termini di crescita, quindi ha una taglia sicuramente più ridotta in termini di altezze, in termini di rese ad ettaro. La pianta è più resistente, più bassa, quindi si adatta meglio anche agli ambienti climatici della collina e della montagna per resistere anche alle intemperie. Si può dire che è una pannocchia con tante foglie, quindi una parte vegetale molto rilevante, con una vegetazione proprio che cerca di catturare più luce possibile per far aumentare, ecco, quello che è la resa in granella. Una pianta molto rustica, quindi. Il senso di questa coltura sta nell'interesse degli agricoltori che hanno in prima persona portato avanti loro l'iniziativa, quindi sono venuti con una manciata di semi alla comunità montana dicendo che era loro intenzione valorizzare questo prodotto del territorio di Carenno, ma solo con il nome del luogo in cui è stata, diciamo, presa questa campionatura da mettere in frigo. Questo mais ovviamente rispecchia quello che è una adattabilità della valle, quindi anche i comuni circostanti. Gli step che hanno portato poi a quest'ultimo progetto sono stati tutti quanti improntati nell'andare a promuovere sempre di più una conoscenza delle varie agrotecniche e il miglioramento della resa qualitativa, quindi un'attività formativa rivolta agli agricoltori e uno scambio di saperi. Attraverso il progetto della cooperativa Liberi Sogni si è voluto, secondo me, ulteriormente arrivare a una proposta, diciamo, anche di più ampio raggio, che andasse anche così a inserire nell'ambito degli scambi tra i vari soggetti del territorio, gli agricoltori, i ristoratori, le attività del terzo settore, proprio per dare modo ancora di più di far conoscere questa produzione. Lo scenario per il mais scagliolo sicuramente è quello di cercare l'ultimo anello del trattamento del seme, in questo senso i custodi hanno la semente, per poterla distribuire attualmente devono sottostare a una serie di regole che sono mutuate dall'industria sementiera e quindi oltre a certe quantità necessitano di certificazioni della semente, di adempimenti che sono anche onerosi. Quindi per fare quel salto, quindi per poter allargare, aumentare la quantità di seme commercializzabile, probabilmente il registro da conservazione non è lo strumento ideale, ma esiste adesso l'anagrafe regionale, nazionale, che dà un margine maggiore, ecco, di autonomia. Quindi si potrà cercare di capire quale direzione ulteriormente prendere a livello burocratico per poter rendere questa filiera anche di distribuzione ad altre aziende il più semplice possibile o tra gli associati stessi. Sul livello dell'agrotecnica sicuramente cercheremo di andare a cogliere le nuove opportunità dei futuri piani di sviluppo rurale, degli accordi, diciamo, che la regione andrà a proporre a livello locale, quindi tutte quelle iniziative anche didattico-dimostrative, formative che potremo intercettare. Thank you.